Prego, fratello Frank. Anch'io vorrei salutare e dare il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del Signore, specialmente a tutti coloro che oggi sono qui per la prima volta. Per favore, alzatevi in piedi. Alzare semplicemente la mano non sarà sufficiente. Sì, benvenuto. Sì, benvenuto. Sì, benvenuto. Sì. Sì, benvenuto. Dio vi benedica. Dio vi benedica in mezzo a noi. Grazie. Potete sedervi. Ma i due fratelli li chiameremo qui di fronte affinché ci diano una parola di saluto. Un fratello dal Portogallo e un fratello dal Brasile. I nomi li ho pure scritti qui da qualche parte. Per favore venite adesso qui di fronte. E noi chiediamo al fratello Helmut Mischis di venire pure per tradurre queste poche parole. Amen, grazie. Sì, siamo realmente riconoscenti che Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Il Brasile, come nazione di lingua portoghese, è probabilmente così grande come il resto dei paesi di lingua spagnola del Sud America, il più grande paese. Mm. E noi ci rallegriamo con tutto il nostro cuore che i nostri fratelli sono qui oggi. Circa quando è stato fratello Helmut Mischis, circa 30 anni fa, sono stato pure in Brasile. Ho predicato la parola là. E di recente siamo stati a Porto nel luogo dei nostri cari fratelli. E io sono realmente felice che i nostri fratelli siano qui stasera. Poi, adesso abbiamo anche la lingua spagnola disponibile, affinché Dio possa includere anche queste nazioni, in modo che la sua parola sia portata in tutto il mondo. Poi noi abbiamo sempre i nostri fratelli nel ministero, in mezzo a noi il fratello Leonard da Bruxelles, per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Anche un uomo di Dio che porta la parola del Signore. Dio ti benedica. Poi abbiamo il fratello Didier da Parigi. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Poi abbiamo altri fratelli qui ovunque qui da Praga, sì, e il fratello Graf dalla Svizzera, per favore, alzati anche in piedi affinché le persone possano vederti una volta. Sì, siamo così riconoscenti al riguardo per tutti i nostri fratelli che portano la parola del Signore. Poi, non posso dimenticare il fratello di prossimo, egli è pure qui. È così bello che Possiamo essere radunati qui nel nome del Signore. Poi abbiamo speciali saluti da darvi realmente da mezzo mondo, iniziando dall'estremo nord e terminando da qualche parte dall'altro lato del mondo, specialmente dai paesi africani, sia da Nairobi, Johannesburg. Città del Capo, dal Benin, ovunque sia, tutti i fratelli, specialmente il fratello Daniel da Città del Capo, saluta voi tutti, e il fratello Rigober e altri ancora. Poi anche il fratello Wallström da Copenaghen e questa volta i nostri fratelli e le nostre sorelle dall'isola Bornholm mi hanno chiesto di salutare... Tutta la Chiesa. Bornholm è una delle più belle isole in Danimarca. È proprio così meraviglioso che Dio chiama fuori il suo popolo. La settimana scorsa ho ricevuto delle telefonate da Oslo. Una sorella mi ha telefonato dicendo: Io ho sentito da Londra. Che Dio sta facendo qualcosa nel nostro tempo. E io vorrei sapere di più, vorrei sapere di cosa si tratta. Pensate un po', ad Oslo, e poi, da Londra. Ed ora viene. Una sorella di nome Miriam mi ha telefonato da Gerusalemme. E mi ha detto: sei il fratello Frank? Dissi sì sono io che ti parlo. Ed il fratello Menat, il fratello Deflet Menat, nella sua ultima visita a Gerusalemme, ha lasciato degli opuscoli e ha dato testimonianza. Ed ecco che il frutto è apparso. Gli opuscoli da prima furono messi in un angolo da qualche parte ed ora li hanno letti e la sorella mi ha telefonato e lei ha detto sono della tribù di Manasse ed ora ho sentito ciò che Dio fa nel nostro tempo uno qua uno là poi ho ricevuto questa settimana almeno cinque telefonate da Berlino lì abbiamo una volta la settimana un programma televisivo di 30 minuti in una stazione televisiva locale ed ecco che il Signore parla alla gente e possa Egli usare noi tutti per parlare con coloro che Egli vuole ancora chiamare fuori. Noi sappiamo che non si tratta della moltitudine, ma il suo popolo ascolterà la sua voce. E noi abbiamo realmente il grande privilegio di non ascoltare le opinioni e le interpretazioni degli uomini in merito alla parola di Dio, ma di ascoltare la parola di Dio nell'originale. E se abbiamo compreso il fratello Branham in modo appropriato, allora, Dio manda un profeta e un messaggio profetico per riportarci alla parola. Non per portare nuove interpretazioni, ma come abbiamo ascoltato nella parola d'introduzione, affinché la vita di Dio possa essere manifestata in noi. E questa vita è manifestata soltanto quando la parola di Dio, quale seme divino, è posta in noi. E poi, come è certo che Gesù Cristo è risuscitato dalla morte, così è certo che noi, tramite la medesima potenza di resurrezione, abbiamo ricevuto la nuova vita divina in noi. Vorrei leggere due passi della scrittura e poi toccheremo brevemente gli avvenimenti attuali. In primo luogo leggiamo in Geremia, Geremia capitolo 1, Geremia capitolo 1 e qui leggiamo i versi 11 e 12, Geremia capitolo 1. Versi 11 e 12, poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? E io risposi: Vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse: Hai visto bene poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, Giovanni capitolo 19, dal verso 28 al verso 30. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: O oh, sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. Possa dunque una spugna, imbevutala d'aceto in cima ad un ramo di sopo l'accostarono alla sua bocca quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto e chinato il capo rese lo spirito il pensiero principale è l'adempimento della scrittura, l'adempimento di ciò che Dio ha predetto nella sua parola. Questo è il nostro orientamento. E questo orientamento divino sulle basi della parola, di questo abbiamo bisogno adesso più di prima. Se per esempio guardiamo nel mondo, voi tutti lo sapete, l'ho scritto nella mia ultima lettera circolare in merito all'Unione dell'Europa, se non fosse scritto nella parola di Dio che l'ultimo impero mondiale avrebbe governato su tutta la terra e governerà su tutta la terra, allora... Non l'avremmo menzionato affatto qui. Abbiamo pubblicato questa foto in tutte le lettere circolari. Oggi l'intera foto è mostrata sul giornale con tutti i rappresentanti che erano presenti quando il 29 ottobre 2004 la Costituzione europea è stata firmata e ciò sotto l'immagine di Papa Innocenzo. Chi conosce le lingue sa cosa significa innocenzo. Innocente, sì. Io non so se un Papa è mai stato colpevole, tuttavia, tutti i rappresentanti di queste 25 nazioni che rappresentano 455 milioni di persone e il Papa stende le sue mani su di loro ed ora viene giusto ora c'è stata una conferenza a Bruxelles ed è esattamente 189 confessioni cristiane sono sulla lista nera e sono tenute tutte sotto osservazione. Io spero che in qualche modo possiamo avere in mano questa lista per sapere chi c'è realmente in essa. Ma ad ogni modo... Una cosa è certa e forse domani porterò con me l'articolo. Sei denominazioni chiedono e in mezzo a loro c'è la chiesa pentecostale che loro come grandi chiese siano adesso rappresentate nel Parlamento. Noi vediamo qui che chiunque è riconosciuto dallo Stato riceve la protezione dello Stato e chi non è riconosciuto, questi naturalmente quando poi arriverà il tempo sarà abbandonato alla persecuzione. Qui c'è un articolo del 29 gennaio redatto dai protestanti in Francia. Qui sta scritto, lo leggo. Le chiese organizzate in cooperazione, che esistono da molti decenni, devono adesso combattere per avere il permesso di costruire. I rappresentanti delle federazioni protestanti hanno protestato. Poi sta scritto nel passo successivo, per la costruzione di moschee, non ci sono stati problemi, questo è reso sempre possibile. Sì, così si arriverà realmente al punto che alla fine del tempo della grazia la cosa diventa difficile per tutti i veri credenti perché loro non vanno insieme con la corrente del tempo, ma nuotano controcorrente in accordo con Dio. Poi, e non possiamo passare accanto a ciò qui, dobbiamo toccare brevemente il sessantesimo anniversario e questo lo facciamo soltanto perché si riferisce ai giudei. Dunque, ciò non ha nulla a che fare con la politica. Noi tutti ne abbiamo sentito parlare riguardo il 27 gennaio di quest'anno, abbiamo sentito in merito al sessantesimo anniversario della liberazione dei giudei che erano rimasti nel campo di Auschwitz. Ho giusto portato con me una copia della lista ufficiale. Ho qui una copia dei sei campi della morte che erano tutti in territorio polacco non ce n'era alcuno in austria neanche uno in germania tutti i sei campi di sterminio erano nel territorio cattolico della polonia e tutti coloro che conoscono le cose sanno che in polonia C'erano soltanto tre tipi di persone. Gli Uni, più del 95-96% erano polacchi, e poi c'erano i tedeschi e i giudei. I giudei, allo stesso modo dei tedeschi, erano una minoranza. Ma nel momento in cui la seconda guerra mondiale ha preso il suo corso, furono esposti alla persecuzione. E dico questo per un motivo specifico. 6 milioni non è una cosa semplice. 6 milioni di persone in soli 13 anni furono portate dal tempo all'eternità. Soltanto perché erano giudei. Non c'era un altro motivo. E questo è il grande problema. Io posso ancora ricordarlo. Quando il fratello Goldna, la nostra prima guida turistica in Israele, molti lo conoscono, quando ha fatto la sua relazione, quando egli, quale ragazzo di 15 anni, con i suoi amici, quale giudeo, Doveva buttare i giudei che erano stati gasati nel forno. E poi venne il momento in cui c'era sua sorella distesa davanti a lui ed egli dovette buttare la propria sorella sotto la supervisione dell'SS, dovette gettarla nel forno. Io stavo con lui nella stessa stanza, albergo e parlavamo l'un l'altro. E poi venne il momento in cui. Il fratello Goldner mi disse, fratello Franchi, io ho odiato i tedeschi. E poi disse, ma questo è il momento in cui Dio è misericordioso con me. Pieghiamo insieme le nostre ginocchia e preghiamo. Ed abbiamo pregato. E il fratello Goldner soffriva. Da molti anni di un serio problema allo stomaco, e io dissi: Questo è il tuo giorno, oggi è il giorno della tua guarigione. Ed egli fu realmente guarito. Penso che alcuni di voi lo ricordino ancora. Tuttavia, voglio indicare alcune cose qui. Naturalmente, non è soltanto per informazione: la via di Israele è una via di vituperio. Ho oh, annotato qui dei passi della scrittura in modo che non debba aprire sempre la mia Bibbia. Esodo capitolo 12, l'esodo dalla schiavitù, l'uscita soprannaturale e la liberazione. L'agnello pasquale fu ucciso, il sangue fu applicato sugli stipiti delle porte. Le scarpe furono calzate, i lombi erano cinti. Dio adempì la promessa che aveva fatto ad Abramo e mandò il suo profeta Mosè. E 600.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, uscirono. Ma poi... Venne il tempo della prova. È così che abbiamo scritto nella lettera circolare, il tempo della prova. In Esodo 24, dal verso 3 al verso 8, abbiamo il patto di Dio con la Chiesa di Israele. La parola fu letta a loro. Tutti loro furono d'accordo. E poi il sangue fu spruzzato sul popolo e sul libro. E Dio fece un patto con Israele. Cari, è qualcosa di meraviglioso. Ma guai a colui che infrange questo patto. L'abbiamo appena ascoltato dalla bocca del fratello russo. Le parole d'uomo sono parole d'uomo, ma la parola di Dio è la parola di Dio. E la parola di Dio non ha nulla da dire ad ogni uomo, ma soltanto al popolo di Dio. Noi siamo in obbligo alla parola. Non gli increduli, non le persone che passano accanto a Dio. Dio ha fatto un patto con la sua Chiesa, con il suo popolo. Voi che non eravate mio popolo sarete chiamati figli del Dio vivente. Ma ora viene una lista dei versi in Levitico 26. Levitico capitolo 26 è il più lungo discorso che il Signore Dio ha tenuto con il popolo di Israele e del continuo del continuo nell'intero capitolo si tratta dell'ubbidienza in merito all'ubbidienza io leggo giusto i versetti Levitico capitolo 26 versi 11 e 12 camminerò tra di voi e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Quale parola ci ricorda questo passo della scrittura? In 2 Corinzi, capitolo 6, verso 14, dove si tratta della chiamata fuori, della separazione, dove il popolo di Dio viene chiamato indietro per servire il Signore, per camminare nelle sue vie. E perciò anche per noi c'è l'ammonizione. Soltanto se noi ritorniamo a Dio in obbedienza alla sua parola, soltanto allora Egli si volge di nuovo a noi. Dio non può fare nulla con l'incredulità e la disobbedienza. Non può fare nulla con ciò, assolutamente nulla, perché l'incredulità e la disobbedienza ci hanno recato tutti questi problemi sin dall'inizio, dal giardino dell'Eden. Incredulità, disobbedienza, trasgressione e separazione da Dio, abbandonati alla morte. E poi vediamo il nostro Signore e Redentore, come Egli fu... Ubbidiente, ubbidiente fino alla morte di croce, per annullare la disubbidienza di Adamo per noi e portarci fuori dalla morte, dandoci vita eterna per grazia. In Levitico, capitolo 26, verso 18 e se neppure dopo questo mi darete ascolto io vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati questo Dio l'ha detto dopo che nel verso 14 il suo popolo era stato avvertito se non mi ubbidirete e spezzerete il mio patto di questo si tratta L'ubbidienza è migliore del sacrificio. A cosa servono tutti i sacrifici nella disubbidienza? Con questo Dio non può fare nulla. La disubbidienza appartiene alla caduta, l'ubbidienza appartiene a coloro che sono stati portati fuori dalla caduta e sono stati riportati in comunione con Dio. Poi, nel verso 21 in Levitico capitolo 26 e se vi comportate come miei nemici e non volete darmi ascolto io vi colpirò sette volte di più con piaghe secondo i vostri peccati si deve pensare a ciò il Dio vivente che aveva adempiuto la sua promessa e che aveva fatto un miracolo dopo l'altro dovette pronunciare una parola seria al suo popolo. Poi il verso 25 e farò venire contro di voi la spada che eseguirà la vendetta del mio patto. Dio aveva fatto il patto e il popolo spezzò il patto. E poi Dio dice, non funziona così, non funziona così. Voi siete l'unico popolo sulla terra per il quale sono venuto per riscattarvi, per condurvi fuori. Mi sono identificato con voi. Voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio. Qui c'è la mia parola per voi, vincolante come un contratto. Vincolante come un contratto. E se vi confortate come miei nemici e non volete darmi ascolto, io vi colpirò sette volte di più con piaghe secondo i vostri peccati, come Dio deve essersi sentito. Ma lo dico ancora una volta, Egli non può fare nulla con l'incredulità e con la disobbedienza. È impossibile. Una è luce e l'altra è tenebre. Una è vita e l'altra è morte. È semplicemente impossibile. Poi nel verso 25 e farò venire contro di voi la spada che eseguirà la vendetta del mio patto. Verso 27. E se nonostante tutto questo non mi darete ascolto, io vi castigherò. Si trattava dell'ubbidienza, né più né meno. Fratelli e sorelle, di cosa si tratta oggi? È Dio soddisfatto che una grande musica sia suonata, che una bella atmosfera sia creata, che dei bei canti ci siano cantati? Dio non ha nulla a che fare con ciò, se non camminiamo nella verità e nell'ubbidienza alla Sua parola. Noi siamo stati riportati a Dio per vivere in comunione con Lui. Nei versi 31 e 32 Dio annuncia, ridurrò le vostre città in deserti, devasterò i vostri luoghi sacri. Pensate un po', l'unico paese sulla terra che Dio aveva scelto, una terra dove scorre latte e miele, una terra gloriosa, una terra fertile e all'improvviso un paese di desolazione. La disobbedienza distrugge, l'ubbidienza edifica e reca benedizione. Verso 33: Disperderò voi fra le nazioni e Trarrò fuori la spada contro di voi. Quando leggiamo simili passi della Scrittura, allora, io chiedo che non guardiamo ad Israele soltanto, ma che noi stessi ci poniamo la domanda: che ne è con la mia e con la vostra fede? Che ne è con la mia e la vostra obbedienza? Come stiamo davanti a Dio? Possiamo credere Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima? La persecuzione? E possiamo leggere in Luca capitolo 19, dal verso 44. Qui il Signore realmente ha dato l'avvertimento per Gerusalemme. Se tu avessi riconosciuto il tuo giorno. Luca 19, dal verso 41 al verso 44. Le cose che appartengono alla tua pace, ma ora sono nascoste ai tuoi occhi. E il Signore terminò con le parole perché non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. Fratelli e sorelle, se noi riconosciamo adesso il tempo della misericordiosa visitazione di Dio, allora questo è un segno della nostra elezione prima della fondazione del mondo. Soltanto a chi Dio fa grazia riconosce le sue vie e il suo agire, tutti gli altri continuano nelle loro vie religiose. Quando poi pensiamo che fino a questo giorno i giudei aspettano realmente che Elia venga, tutti coloro che sono stati in Israele lo sanno, ad ogni Pasqua c'è una sedia in più e un bicchiere in più, in modo che quando verrà Elia possa prendere posto e possa mangiare la Pasqua con loro. Allo stesso modo è stato al tempo di Maometto, i giudei aspettavano Elia, il grande profeta che sarebbe dovuto venire. E il fraintendimento esiste fino a questo giorno. Loro non riuscivano a vedere la differenza riguardo a ciò che è scritto in Malachia, capitolo 3, che il Signore Dio avrebbe mandato il suo messaggero davanti alla sua faccia per preparare la via. E soltanto allora, alla fine dell'ultimo capitolo, viene la promessa che Dio avrebbe mandato il suo profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E questo giorno naturalmente brucerà come un forno. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga quel giorno. Ma questa promessa, naturalmente, non è stata adempiuta duemila anni fa. È stata adempiuta adesso, nei nostri giorni, alla fine del tempo della grazia. E perciò dobbiamo del continuo evidenziarlo. Chi in questo tempo trova realmente grazia davanti a Dio, questi riconosce il tempo i segni del tempo, riconosce il messaggio e come ha detto il nostro Signore, quando vedrete accadere queste cose, allora levate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Ora brevemente i brani in merito alla dispersione. Deuteronomio capitolo 4 verso 27 e l'Eterno vi disperderà fra i popoli. Deuteronomio capitolo 4, verso 29. E lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Deuteronomio 29, dal verso 24 al verso 26. La punizione di Israele perché loro avevano spezzato il patto con il Signore e avevano servito altri dei. Noi crediamo in questo luogo in un solo vero Dio. Non ce ne sono mai stati due o tre e per tutta l'eternità ce ne sarà soltanto uno. E questo Dio aveva il diritto di manifestarsi come angelo del patto nella colonna di fuoco. Egli aveva il diritto di venire ad Abramo per pranzare con lui. Genesi capitolo 18. Egli aveva il diritto in Genesi 14, come Melchisedec, come sacerdote, di incontrare Abramo andandogli incontro con il pane e il vino, dopo che egli ottenne la vittoria sui re pagani. Ed anche qui si deve leggere Ebrei capitolo 7: che Melchisedec non era giusto qualcuno, come citano molte note a piedi pagina nella Bibbia, che egli era un re pagano. Mio Dio, egli era il re dei re, e re di giustizia, così è scritto. In Deuteronomio capitolo 30, dal verso 2 al verso 5, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali l'Eterno il tuo Dio ti aveva disperso. E secondo Isaia 14, verso 1, egli li ristabilirà nella loro terra. Vale a dire, tutti coloro che saranno rimasti. Geremia 31 verso 10. Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore fa col suo gregge. Ezechiele 36 verso 24. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Da 143 nazioni il popolo di Israele è stato radunato e parlando giusto con la parabola del nostro Signore, imparate la parabola del fico. Quando il fico germoglia, quando ritorna in vita, allora sapete che il tempo è vicino. Romani 11 verso 7. Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto. Gli eletti l'hanno ottenuto. Allo stesso modo è nel nostro tempo, nei nostri giorni. Romani capitolo 11 verso 25. Ad Israele è avvenuto un induramento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Fino a quel tempo. E questo tempo è arrivato. Perché così è scritto. In Luca 21, verso 24, che Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E quando il tempo sarà compiuto, allora la chiesa sarà completata, perfezionata, presa su, e il Signore allora si volgerà di nuovo ad Israele fino all'adempimento di Romani capitolo 11 verso 26 e così tutto Israele sarà salvato in primo luogo i 144.000 sotto il ministero dei due testimoni come scritto in Apocalisse capitolo 7 che poi appariranno sul monte Sion in Apocalisse capitolo 14, verso 1, e poi il resto, e poi il resto. Ora, ancora un pensiero: che Dio vendicherà l'uccisione del suo popolo del patto. E qui veniamo al quinto suggello, riguardo al quale il fratello Branham ha parlato molto, molto chiaramente. In Apocalisse capitolo 6. Ma in Isaia capitolo 26 verso 21 sta scritto, la terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi. In Geremia 50 verso 17, Israele è una pecora smarrita, a lui i leoni hanno dato la caccia. E poi viene Geremia 50 verso 28. Dio si vendicherà di Babilonia. La vendetta del suo tempio. E Babilonia era nelle mani dell'Eterno una coppa d'oro che inebriava tutta la terra. Io non mi rallegro di questo che qui dice Babilonia. Ma mi rallegro che qui non dice Germania o Inghilterra o Austria, ma dice Babilonia. Sono felice al riguardo. Non ho alcun problema con questo, assolutamente nessun problema. E chi segue questo tema come un filo rosso lungo tutta la Sacra Scrittura non ha problemi a vederlo. Questi gentiluomini possono mascherarsi come adesso nel Carnevale. No. Noi non vediamo il mascheramento esterno, noi vediamo l'essere interiore che è nascosto ma che mostra del continuo i propri colori. Geremia capitolo 51 verso 13. O tu che abiti presso grandi acque ricca di tesori, la tua fine è giunta. Non soltanto Apocalisse 17, già nell'Antico Testamento, nei profeti. Il piano di salvezza ed anche la devastazione del nemico è stata predetta affinché ogni cosa fosse stabilita su due o tre testimoni e affinché ritorniamo sempre alla parola, sapendo che così è scritto, così Dio l'ha detto e così è che accade. Geremia 51, verso 13, come abbiamo già letto, e poi Geremia 51, verso 42: O tu che abiti presso grandi acque ricca di tesori. La tua fine è giunta. Il mare è salito sopra Babilonia. Essa è stata sommersa dal fragore delle sue onde. Sì, anche questo deve ancora avvenire. Come lo tsunami là ha causato devastazione, così il mare di tutti i popoli e nazioni... Romberanno e poi costorverranno sulla scena che si vendicheranno di Babilonia. Apocalisse 18 verso 16. Ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Una così grande ricchezza è stata distrutta in un momento. Qui non si parla di Parigi né di Londra, neppure di Berlino. Questo noi tutti lo sappiamo. Qui c'è la descrizione come è scritto nel libro, come è scritto in questo libro. Tuttavia, permettetemi di dire qui in modo molto chiaro. Soltanto se Dio ce lo rivela realmente, allora lo vediamo. Altrimenti camminiamo nelle tenebre, giusto come tutto il mondo religioso cammina nelle tenebre. E questo l'abbiamo pure sentito quando a Bruxelles queste 189 confessioni di fede e 7 sono state elencate. Allora uno si è sentito libero e ha detto... La maggior parte di loro viene dagli Stati Uniti. E poi naturalmente il rappresentante degli Stati Uniti ha protestato duramente. Sì, tuttavia le persone lo sanno, le persone lo sanno. Apocalisse 18, verso 24. E in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi. E di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. Apocalisse 19, verso 2: E ha vendicato il sangue dei suoi servi. Si potrebbe continuare e continuare a leggere, ma lasciate che portiamo qui brevemente la parola in merito all'ubbidienza e in merito alla fede. Perché di questo si tratta. Anche se conoscessimo tutte le cose e fossimo dispiaciuti, e potremmo andare anche in Apocalisse 6 e leggere la Apocalisse 6 dal verso 9, dal quinto suggello, e quelli sotto l'altare, le anime sotto l'altare. Gridarono a gran voce dicendo fino a quando aspetti o oh Signore che sei il Santo e il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra e poi viene naturalmente la risposta e a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. La prima parte del quinto suggello è dietro di noi, la seconda parte è ancora davanti a noi. Ho già menzionato i 6 milioni. Per noi la domanda è come è stato possibile come è stato possibile? Dio l'ha permesso, perché nelle nostre proprie vie la sua protezione non è più sopra di noi, non è più con noi. Quando Dio può essere con noi, allora, come Egli ha promesso, io sarò con te. Quando camminerai per il fuoco, non ne sarai arso. E quando passerai per le acque, non ti sommergeranno. Ma il punto è, egli deve andare con Lui. Deve andare con Lui. Noi sentiamo dire sempre, quando avvengono delle catastrofi, sentiamo dire alle persone: Dove era Dio? Dove era Dio? Sì, ma dove erano le persone quando Dio ha chiamato? Dove erano le persone per dire poi: Dove era Dio? Quella è una cosa facile. Dove eravamo noi quando Dio ha chiamato? Dove erano i giudei quando il Signore personalmente è venuto? Egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Ciò spezza il cuore. Nessuno ha bisogno di lamentarsi dopo. E tuttavia Dio, nella sua misericordia, Siccome egli ha chiuso i loro occhi ed ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore, egli ha fatto loro così tanta grazia dando loro delle vesti bianche, non per dei meriti o perché ne fossero degni, ma data semplicemente per grazia. E poi, in merito alla fede, cari fratelli e sorelle, diciamo una parola molto chiara al riguardo. La fede senza essere collegata alle opere è inutile. Un esempio. Quando per esempio leggiamo Marco 16 verso 16, e là è scritto, chi crede ed è battezzato sarà salvato. Allora parlare della fede e di credere senza il battesimo, è semplicemente un parlare vuoto. Se uno crede viene battezzato. Questa non è la mia opinione, questa è la santa parola di Dio, poiché come certo, come è scritto in Marco 16 verso 16, chi crede ed è battezzato. La stessa cosa è anche scritta in Atti capitolo 2 verso 41. Coloro che ricevettero la sua parola, furono battezzati. Che senso ha parlare della fede e del credere se non si collega la fede con le opere e con l'obbedienza? La fede è collegata all'ubbidienza e l'obbedienza con le opere. Non può essere diversamente. Forse abbiamo ancora il tempo di fare questo paragone adesso tra Romani capitolo 4, dove Paolo parla in merito al fatto che Abramo credette Dio. E per favore, credetemi. Non abbiamo i libri nel Nuovo Testamento dei differenti apostoli giusto per avere un libro più spesso. Ma lo stesso tema è illuminato da differenti lati. Paolo risalta nella sua lettera ai Romani la fede e la promessa. Giacomo nella sua lettera mette in risalto che la fede senza le opere non è nulla, che in realtà neanche esiste con Dio. Una fede senza le opere, una fede che non è collegata all'obbedienza, è immaginazione. Non è affatto fede. Credere, come dice la scrittura, è collegato con Dio e con la sua parola. È ancorato nelle promesse che Dio ha dato. E quando, per esempio, il Signore disse ad Abramo che egli avrebbe dovuto sacrificare il proprio figlio, fratelli e sorelle, Egli non vacillò né pianse, non aveva alcun problema al riguardo. E perché no? Perché egli era convinto che Dio gli aveva dato la promessa: in lui, in Isacco, tutte le nazioni sarebbero state benedette. Ed egli era convinto: quando sacrificherò mio figlio, Dio lo risusciterà ed io ritornerò insieme a lui. Sì. Questa era la fede e su questo Giacomo ha messo molto peso. In Giacomo capitolo, 2, Giacomo capitolo 2, dal verso 14 leggiamo, a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Sì. E là arriviamo ad un punto veramente importante. La fede è al primo posto. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Questo è il messaggio divino di salvezza. Ma la fede è poi confermata tramite l'obbedienza per essere provata, come abbiamo appena letto con il popolo di Israele. Se rimanete disobbedienti, se rimanete disobbedienti, leggetelo in Levitico 26. A cosa è servito mangiare la manna? A cosa è servita la colonna di fuoco? A cosa è servita l'acqua che usciva dalla roccia? fisicamente conservavano la vita ma spiritualmente erano sviati di cuore e perciò è necessario che Dio ci dia un nuovo cuore un nuovo spirito un collegamento alla sua parola qui abbiamo un esempio pratico adesso Giacomo capitolo 2 verso 15 Ora se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi. Cos'è questo adesso? Se qualcuno è nudo e affamato e io gli dico va in pace, mangia e riscaldati allora c'è qualcosa che non va. In primo luogo devo aiutarlo, in primo luogo devo prendermi cura che riceva qualcosa da mangiare, che abbia da vestire, che non abbia più fame, che non sia più nudo. Ma se gli dicessi soltanto Dio ti benedica, ciò non funziona. Vedete quanto è importante che la nostra vita di fede sia collegata con le opere? per mezzo della sua grazia. Non parlando soltanto in modo pio e poi proseguendo no ed ancora no, ma riconoscendo che la fede è collegata con le opere. Poi continua nel verso 17, così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa... È morta. Cos'è questa adesso? Se la fede non è collegata con le opere, allora è morta. Allora non ha vita. E ciò che è morto può essere sepolto. Poi continua. Ma qualcuno dirà: Tu hai la fede ed io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. La messa in pratica è la prova che abbiamo realmente creduto. Ogni altra cosa è teoria. E lo ripeto: se è scritto. Chi crede ed è battezzato sarà salvato? Allora nessuno può venire qui e dire: Io credo, ma il battesimo? Essere battezzati? No. Ma questo è impossibile. Non funziona così. Allora la fede non è ancora vivente. Allora la fede non ha ancora ricevuto la potenza di rivelazione. Quando la fede diventa una rivelazione, allora è compiuto. Allora la prima domanda come Leonuco. Qui c'è dell'acqua. Cosa mi impedisce di essere battezzato? Atti degli Apostoli, capitolo 8. Fratelli e sorelle, noi ritorniamo nel tempo in cui la fede è collegata all'ubbidienza e dove l'ubbidienza è collegata alle opere e dove diventiamo facitori della parola per grazia. E non guardando soltanto ai giudei, il popolo di Dio, dicendo, ah, è stata la propria caduta. Loro camminavano nelle proprie vie. Sì, noi camminiamo nelle nostre vie. Noi eravamo diventati colpevoli tramite la disobbedienza. Noi dobbiamo ritornare. E perciò Dio ha mandato un profeta per riportarci alla parola affinché la fede sia collegata all'obbedienza. E questo l'abbiamo provato tramite le opere. e giusto per portare questo punto al culmine, Giacomo scrive nel verso 19: "Tu credi che c'è un solo Dio? Oh meraviglioso! Sì, e poi e fai bene ma il diavolo crede pure e trema. Sì, qui noi vediamo che la fede, anche l'aver fede e il credere nell'unico vero Dio non è d'aiuto. I giudei hanno sempre creduto in un solo Dio e crederanno per tutta l'eternità in un solo Dio. Ma ciò non ha giovato loro nulla perché non hanno riconosciuto la manifestazione di questo Dio che si è rivelato per la nostra salvezza venendo nella somiglianza di un uomo ma essi invece lo hanno rigettato ciò che essi hanno creduto è passato accanto a Dio loro hanno visto l'unico Dio sì bene ma non hanno visto che questo Dio ha dato delle promesse che la vergine avrebbe concepito e avrebbe partorito un figlio è il figlio che lei avrebbe partorito, lui stesso è il padre eterno, il principe della pace. Dio si può rivelare come padre nel cielo, lo stesso Dio si può rivelare nel Figlio sulla terra, Emanuele. Dio con noi, uno è il medesimo Dio per tutta l'eternità. Ora veniamo rapidamente al verso 21. Abramo nostro padre non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Qui Giacomo viene in realtà al nocciolo della faccenda. Abramo nostro padre non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? E poi l'evidenza, verso 22, tu vedi che la fede operava insieme alle opere di Lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. E poi il verso 23, così si adempì la scrittura che dice or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia ecco come la scrittura è stata adempiuta non si trattava della teoria non si trattava delle promesse in merito all'annuncio si trattava dell'adempimento così la scrittura è stata adempiuta noi abbiamo bisogno dell'adempimento della scrittura anche oggi. Come è stato allora con Abramo? In primo luogo la promessa e poi la sua condizione e la condizione di Sara, senza speranza, ogni cosa vecchia è morta, giusto come è il naturale corso di questa vita. Ed egli non ha guardato le cose che possono essere viste, non ha guardato le circostanze, ma ha guardato all'invisibile come se lo vedesse. Fratelli e sorelle, questa è oggi la mia e la vostra attitudine. Noi non guardiamo alle cose esteriori, non a quello che è intorno a noi o con noi, ma guardiamo all'invisibile come se lo vedessimo, perché gli ha dato delle promesse e le promesse sono sì ed amen. Ed ogni promessa di Dio sfocia nella realtà. Magari ancora questo pensiero qui, nel caso che qualche ammalato fosse in mezzo a noi e vuole che si preghi per lui. Fratelli e sorelle, Dio si è preso la responsabilità per questo. Essi imporranno le mani sui malati e saranno sanati. Io non ho la responsabilità per qualsiasi cosa. Io devo soltanto imporre le mani in ubbidienza. Il resto spetta a Dio. Quando è scritto tramite le mani degli apostoli grandi segni e prodigi ebbero luogo, allora non Pietro o gli apostoli hanno fatto qualcosa, ma come Pietro ha detto, non noi, ma attraverso la potenza del nome di Gesù Cristo, quest'uomo sta di fronte a voi. La stessa cosa si deve ripetere qui, perché come è scritto in Marco 16 verso 16, chi crede ed è battezzato sarà salvato. Non soltanto chi crede, ma chi crede ed è battezzato. La stessa cosa è scritta nel verso successivo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. La fede deve sfociare nella conferma. Non può essere altrimenti. Noi crediamo nella piena restaurazione. Eh, il fratello Branham è il miglior esempio. Egli è stato un esempio vivente per noi. Egli aveva un ministero restaurato. Egli doveva portare un messaggio divino. Nulla di nuovo se non questa parola, dalla Genesi fino ad Apocalisse, capitolo 22, per rivelarla. E questo uomo di Dio ha detto: Se non ho predicato la verità allora Dio non deve confermarla. Ma se ho predicato la verità della parola, allora Dio è obbligato verso la sua parola per confermarla. E noi abbiamo lo stesso diritto in questo luogo. Abbiamo mai presentato qui una sola dottrina che sia venuta da noi? C'è un solo punto che abbiamo portato noi? Non abbiamo portato nulla, il Signore Dio ci ha dato ogni cosa. Questa meravigliosa e santa parola del nostro Dio è stato naturalmente nuovamente rivelato e messo sul candelabro il messaggio del tempo della fine: non le numerose interpretazioni e spiegazioni dove le persone giocano la loro parte, ma la parola rivelata. È la parola della promessa per il nostro tempo, la parola vivente, come è scritto qui nella Sacra Scrittura. Riassumiamo. Il popolo di Israele ha dovuto camminare in una via molto dura, come nessun altro popolo sulla Terra, soltanto perché avevano infranto il patto, rimanendo nella disobbedienza e nell'incredulità non avendo riconosciuto l'ora della visitazione di Dio. Fratelli e sorelle, cosa accadrà a tutta la cristianità? Cosa accadrà a tutte le chiese e comunità? Cosa accadrà a loro tutti dopo il rapimento? A loro che passano accanto alla parola dell'ora, che passano accanto al messaggio divino che non si piazzano al fianco di Dio. Giusto il contrario. Magari pensano o dicono ad alta voce, ah, queste persone là, loro seguono un uomo. Anche se fosse così, allora almeno noi seguiremmo un uomo che poteva dire come Paolo, seguite me come io seguo Cristo. Perché egli era un esempio e io vorrei seguire piuttosto un tale uomo che qualche vescovo o qualche cardinale o qualcun altro. Voi lo sapete cosa intendo dire. Noi non seguiamo alcun uomo, noi seguiamo il Signore Gesù Cristo, il nostro Redentore. Per noi soltanto uno è morto e colui che è morto per noi... Vuole che noi viviamo per Lui. Possa il Signore Dio mostrarci che genere di conseguenze reca la disubbidienza e l'incredulità. Possa il Signore mostrarci che genere di futuro abbiamo attraverso la fede e l'ubbidienza, piazzandoci al fianco di Dio affinché egli possa condurci alla perfezione, finché passeremo dal credere al vedere. La via della Chiesa è stata simile. Noi tutti lo sappiamo. In primo luogo c'è stata la persecuzione dei cristiani e la persecuzione dei giudei e poi di nuovo la persecuzione dei cristiani. Tutti loro erano figli di Dio. La semenza divina non è mai stata riconosciuta su questa terra. E così noi ringraziamo il Signore Dio che noi non cerchiamo alcun riconoscimento qui sulla terra. Non abbiamo bisogno di alcun rappresentante in Parlamento. Noi abbiamo bisogno del nostro Signore e Redentore che ha dato il suo sangue e la sua vita per noi. Ed egli disse... Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fratelli e sorelle, noi dovremmo realmente ringraziare Dio perché Egli ci ha aggiornati in ogni ambito, negli sviluppi di questo tempo, nei quali non possiamo entrare sempre nei dettagli. Si deve scrivere al riguardo, si deve esporre ciò per mostrare la via di Dio con Israele con la Chiesa e in generale. Ed anche allora, se esponessimo ogni cosa in modo molto chiaro, ci sarebbe ancora bisogno di rivelazione, perché l'uomo naturale non riceve le cose che provengono dallo Spirito di Dio, a meno che il Signore sia misericordioso con noi. E perciò riconosciamo senza diventare fanatici, ma essendo riconoscenti per quello che egli ha fatto per noi, in mezzo a miliardi di persone e poi in mezzo a milioni in tutta l'Europa, giusto una piccola percentuale che in effetti riconosce ciò che Dio fa proprio adesso. E questa condizione è in tutto il mondo. Possa il Dio sempre fedele renderci riconoscenti. E per favore, non dimenticatelo: il Signore del continuo ha detto: E se non mi ubbidirete, e di nuovo, e se non mi presterete ascolto, Dio vuole fare di noi dei figlioli ubbidienti. E perciò. Paolo scrive in Romani capitolo 1 e in Romani capitolo 15: che egli operi l'ubbidienza della fede fra le nazioni attraverso la predicazione della parola. Fratelli e sorelle, così chiara e verace come Dio ha rivelato la Sua parola adesso nel nostro tempo, non c'è mai stato sulla terra. E Dio ci dà l'accesso, la grazia e noi siamo riconoscenti per questo. A Lui, il Dio vivente, al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, a Lui sia la lode e l'onore, perché Egli è diventato nostro Padre, Padre eterno, Principe di pace. E a Lui noi portiamo il nostro ringraziamento nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore. Oggi dovremmo ringraziare Dio, realmente dirgli grazie. E come ho detto prima, se c'è bisogno della preghiera per gli ammalati, credete semplicemente, credete con tutto il vostro cuore e dite... Caro Signore, questo è ciò che è scritto, questo è ciò che tu hai detto, questo è come io credo. E in quel momento Dio non può fare altrimenti se non di confermare la sua parola quale verità. E ascoltate, nulla è impossibile con il nostro Dio. Tramite questo Egli è glorificato maggiormente. Quando accade l'impossibile e quando egli può confermare la sua parola in noi a lui il Dio onnipotente sia la lode l'onore e la gloria e l'adorazione ora e per sempre alleluia amen alziamoci in piedi e cantiamo insieme sol abife sol abife

Difiniamo i nostri capi e rimaniamo silenziosi in preghiera. Cerchiamo il collegamento e la comunione con Dio. Perché questo è ciò che Egli voleva. Così Egli ha detto, io dimorerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio. E loro saranno il mio popolo. Fratelli e sorelle, cari amici, ancora una parola in riferimento alla salvezza e alla guarigione e alla liberazione. Ogni cosa accade laddove la parola viene predicata, laddove la parola viene creduta, là Dio conferma la Sua parola. Per tutti coloro che hanno bisogno di guarigione, lasciate che sia detto questo. Con alcuni era sufficiente che il Signore pronunciasse la parola e accadeva. Ad altri, egli imponeva le mani ed essi erano guariti. Altri vennero per la seconda volta come quell'uomo che vide gli uomini come alberi. E dopo la seconda preghiera egli vide le persone normali, così come erano. Poi c'è il passo della scrittura Dio mandò la sua parola e li guarì. I bisogni sono diversi. Il modo in cui Dio tratta con i singoli individui possono essere differenti. Ma la guarigione è sempre la stessa, indipendentemente da come accade. In Giacomo 5 sta scritto che dovremmo ungere con olio e pregare per i malati. In Marco 16 sta scritto soltanto in merito all'imposizione delle mani. In ogni modo viene fatto nel nome del Signore. Dio sta dietro la sua parola. Per favore, non abbiate le vostre proprie idee come accadrà, ma credete semplicemente che è già accaduto e vi sarà concesso. Perché tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Quando Gesù Cristo, il nostro Signore, gridò sulla croce del Calvario, è compiuto. Lì e allora la nostra redenzione ha avuto luogo. Salvezza, guarigione e grazia. E come è certo che Egli fu colpito e battuto, così è certo che noi siamo stati guariti tramite le sue leviture. Così è scritto. Così lo crediamo noi e così accadrà oggi in mezzo a noi. Esaminiamo noi stessi se camminiamo nella via di Dio. In primo luogo pregheremo insieme, chiedendo al Signore di perdonarci ogni cosa, tutte le nostre proprie vie, tutti i nostri propri pensieri, tutto ciò che non è corretto. Portiamo semplicemente al Signore, portiamo sotto il sangue, affinché possiamo avere libero accesso tramite il sangue al trono della grazia e affinché Dio possa confermare la sua parola come vera in noi. Preghiamo prima insieme. Caro Signore, noi veniamo davanti alla tua santa presenza, ci inchiniamo davanti a te con sacco e cenere. Anche noi abbiamo insubbedito, anche noi abbiamo camminato nelle nostre vie. Caro Signore, tu Dio sempre fedele perdonaci tutti, sii misericordioso con noi tutti e aiutaci che in questo giorno la tua grazia, la tua parola possa essere manifestata in mezzo a noi e possa la fede condurci alle opere, possa accadere come tu hai detto Signore, le opere che io faccio le farete pure voi che accada oggi, che le opere di Gesù Cristo siano manifestate. Salvezza, guarigione, liberazione e benedizione del Dio Onnipotente. Caro Signore, noi crediamo e siamo ubbidienti e ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo per l'accesso per la grazia per ogni cosa alleluia, alleluia. Lord, caro signore old, benedici saved, giovani e vecchi heal, salva deliver, guarisci libera e conferma la tua meravigliosa parola alleluia preghiamo anche per i nostri cari fratelli e per le sorelle in Cile. Con loro siamo uniti in modo speciale. Noi non li salutiamo soltanto, ma li benediciamo nel nome del Signore, dalla casa del Signore, e auguriamo loro le benedizioni di Dio. Preghiamo ancora una volta che Dio conceda una piena vittoria in tutte le comunità affinché il Signore raggiunga il suo scopo. Caro Salvatore, ti ringraziamo insieme per la tua grazia e per la tua fedeltà. Ti ringraziamo che tu chiami fuori gli ultimi, anche in Cile. E ti preghiamo... Di benedire i nostri fratelli e le nostre sorelle in modo speciale e rivelati loro, mostra loro la via per la quale devono camminare, e noi ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Ti preghiamo per tutto il Sud America. Benedici il Brasile. Benedici il Brasile in modo particolare Benedici la Bolivia, benedici il Perù. Benedici tutta l'America Centrale. Benedici. benedici, benedici. Dio sempre fedele ed edifica la tua chiesa e perfezionala. Benedici i nostri fratelli che predicano la parola e benedicici tutti, vicini e lontani lode, onore e gloria e adorazione siano a te cantiamo io lo amo, io lo amo

La fra breve noi saremo. <sussurra> cantiamo questo è il giorno